vuoi che ti ci vado? Di un'altra parola. Ragazze, già, qualcuno gli ha parlato della distruzione antologica della mia casa. Ma parla di... are blue enough, tonight is special for you, you're gonna see that dream come true, put on your red dress, you've gotta look your best, tonight he's waiting for you, he's gonna make true. You've got that feeling deep inside. Loving the first time in your life. Falling head over heels, and you just can't stop. Falling into the arms of a lover. A reflection you see, tonight is special for you, you're gonna see that dream come true, it's now or never, you gotta make a move, tonight he's waiting for you, he's gonna come true. You've got that feeling deep inside. Loving the first time in your life. Falling head over heels, and you just can't stop. Falling into the arms of a lover. Perché si è fermato? Così. Avevo voglia di chiacchierare un po'. Non ti va di parlare? Aveva detto che mi portava a ballare. Hai veramente voglia di ballare, Katie? Beh, non so, professore. Che professore? Chiamami Fred. Sì, sicuro, Fred. Fred, come sono felice. Oh, è così bello. Fred, ti prego, sii buono con me. Non mi fare male. Sì, oh Fred, mi dai sensazioni inaudite. Comincia la festa. Sì, così. Oh Fred, ti amo. E io pensavo che tu neanche mi guardassi. Oh, è meraviglioso. Ti amo, Fred. Ti amo. Oh sì, sei così bello. Così forte. Oh, Fred, mi dai sensazioni inaudite. Oh, sì, ancora, Fred. Sì, amore. Oh, sì, Fred, così, grazie. Oh, sì, amore. Oh, no! No! Mi dai sensazioni inaudite! Guardate come scappa! Piano!
Dottor Anderson! Dottor Anderson, presto! Non reagisce, dottore. È morta. Benvenuta, Miss Cornell. Potete andare. L'accompagno io. Venga. Tornate nelle vostre camere, non siamo mica al circo. Non è nelle consuetudini del St. Mary College accogliere allieve d'anno scolastico già iniziato, Miss Cornell. Ma nel suo caso è stata fatta un'eccezione. D'altronde i suoi rapporti di parentela ci hanno indotto a guardare con occhio benevolo la malattia che l'ha colpita. Spero che... Un esaurimento nervoso, Mrs. Jones. Un banale esaurimento, dal quale ormai sono guarita. Chi sta fumando? Lo sapete che non è permesso fumare. Butti via questa sigaretta. Butti via la sigaretta. E anche lei, dentro. Ma io che c'entro? Mi dispiace, ma qui è occupato, sorellina. Meglio, cuginetta. Miss Cornell, quella non è la sua camera. Faccia vedere. Anche se in camera non ha più Katie, lei non è la padrona. La sua camera è più avanti.
Miss Cornell, le presento Miss Clark, la sua compagna di stanza. Miss Clark, le presento Miss Eva Cornell. Sì, sì. Spero grazie. Che diventerete buone amiche. Ciao. Ci può contare. Miss Cornell, le rinnovo il benvenuto e le auguro un proficuo anno. Finalmente se n'è andata. Ciao, io sono Eva. E tu come ti chiami? Jennifer. Ok, Jenny. Chiariamo una cosa subito. Voglio averlo davvero un proficuo anno, quindi hai dei ragazzi carini da presentarmi? Uno, due, tre, quattro. Forza, ragazze! Datemi da fare. Così buttate giù la pancia. Così. Uno, due. Più impegno, la pancia in certi momenti dà fastidio. Non è vero? Se Tom in quei momenti pensasse a guardarmi la pancia, sarebbe un vero idiota. Stop! Fine! Non ce la facevo più. Molto spiritosa, Miss Watkins. Ma una ragazza così spiritosa non può avere un culetto. Con tutta questa ciccia. Io avrò un culetto pieno di ciccia, ma se tu lo fai ancora, ti prendo a calci in quello che non hai. Che paura! È sempre gentile con Fred. Ah, perché adesso si dice gentile? Forse perché lui l'ha fatto davanti a tutte. Lei è nuova. Complimenti. Mi chiamo Eva, professore. D'accordo. E vengo anch'io. Io vado a fare la doccia. Io invece preferisco. Mi dicevi che ti piacciono i ragazzi, non i professori. Giusto, mi correggo. I maschi. Ah, Eva, ti sei fatta male. Vattene, che sta arrivando. Che le succede, Miss Cornell? Credo di aver preso una storta. Non ce la faccio a piegarmi. Vediamo subito. Eva, sei sicura di volerci andare? Non me lo faccio scappare, non sono matta. Ripetimi l'indirizzo. La strada di fronte all'entrata, al numero 2. È una palestra. Sulla porta c'è scritto "Le mie mani ti modelleranno". È tutto un programma. Secondo me fai una sciocchezza. Adoro fare sciocchezze. Senti, Eva, pensaci meglio prima di andare, vedi? Tu non lo conosci, Fred è... Stai tranquilla. Dopo questa sera lo conoscerò tutto dentro. Sì, ma lui è, come dire, è strano. Mi raccomando, coprimi. Io torno prima di cena. Aspetta, Eva. Che c'è? Davvero, Fred ha una brutta reputazione. Bene, è quello che cerco. Mary, si è fatto tardi, basta, puoi andare. Finirai domani di pulire. No, no, non aspetto nessuno. È ora di chiudere. Mary. Su, alzati. Basta. Ritorni domani. Domani. Va a casa. Mary, il secchio!
diavolo. Succedendo, dottore? Io non riesco a capire. Il tracciato non è più piatto. Registra attività cerebrale. Guardate il tracciato dell'elettroencefalogramma. Il cuore ha aumentato i battiti. L'elettroencefalogramma non è più piatto. Incredibile, è come se stesse provando un'emozione molto intensa. Tutto ciò è irragionevole. E poi, dottore, è sempre in coma profondo. Esatto. Il problema è come può una ragazza in coma irreversibile provare un'emozione violenta. Mi avverta se succede qualcosa. Certo, dottore. Non mi ha neanche aperto. Ma non ti aveva dato un appuntamento? Mi ha dato buca quel bastardo. No. Hai detto bastardo? Allora stai raccontando qualcosa di Fred. Sì. Non me lo so spiegare. Anche perché si sentivano dei rumori. L'ho chiamato tantissimo. La spiegazione è semplice, non ti voleva vedere. Ma che ti credi? Arrivi tu e subito il professore più fico del college si butta ai tuoi piedi. Più che il più fico, direi l'unico. Sentita la voce dell'innocenza. Chi ha da accendere? Io no. Io neanche, lo sai. Lo sappiamo, Castepura. Ecco qui. Tieni. Grazie. Ehi, ma tu come sapevi che in quel cassetto c'era un accendino? Di solito lo tengono tutti nel cassetto del comodino. Io no. Io neanche. Beh, io invece sì. Chi ci dorme qua? Chi ci dormiva? Kate, la figlia della serva. Dov'è? Non l'ho mai vista. Poverina, ha avuto un incidente. Insomma, non è che ci fosse molto simpatica. E allora le abbiamo fatto uno scherzo divertente. Proprio divertente. Uno stupido scherzo. Davvero era la figlia della serva? Ma sì, Mary, l'hai vista, no? Quella ritardata mentale. Fai presto a ridere tu, non ce l'avevi in camera con te. Non sei contenta del privilegio che ti ha accordato la Jones? Almeno avevi sempre la camera... Vi siete dimenticate che rottura di palle era Katie? Quella brutta troia della Jones non doveva ammetterla nel college e me l'ha rifilata come compagna di stanza. Sai che offesa. Grazie. Perché non te la sei cuccata tu, casa e chiesa? Vi immaginate che ti e Gianni insieme? Sai che coppia. Anche tu avevi un letto libero. Sì, ma Gianni aspettava me come compagna di stanza. E a me è toccata la figlia della serva, con i suoi capelli sporchi e la sua puzza d'aglio. Ahi! Ma allora era una vampira! No, una vampira forse no! Ah, no!
Ma poteva essere qualsiasi altro mostro. Ve lo immaginate voi il padre? E chi diavolo può essere l'uomo che fa l'amore con quella scema di Mary? È semplice, un altro ritardato mentale. O peggio. Scusate, ma non vi capisco più. Perché? Che cosa può esserci di peggio? Casa in chiesa, questo è Tom. Forza, ragazzi, abbiamo da fare. Via. Accidenti, beata lei. Io ho letto da sola. Via libera. Scusa, Virginia, che volevi dire con quel peggio? Non so spiegartelo, ma ogni venerdì sera la Jones si chiude in camera sua con la Fitzpatrick, quella di matematica. C'è anche Mary e si sentono degli strani rumori, delle voci. Ma come mai? Non lo so. Sì, l'ho fatta. Adesso da dove vuole? No. Da tutte le angolazioni, mi raccomando. Questo qui? Sì, certo. Scusa, John, fate più là, sennò viene sul lungo. Allora, dottore? È sempre la solita storia. Sa, questi sportivi non hanno il senso della misura. Credono che per loro non valgano le regole comuni. E quindi il cuore non regge e tac. È un peccato però, era così giovane. Causa del decesso, allora? Infarto. Grazie. Ma... Che vuoi? Me lo passi il cuore. E tu che mi dai? Che vuoi? Infarto. Infarto a Fred. Cosa? Hai sentito? È morto Fred. Come? Kim. È morto Fred. Grace, mi hanno detto che è morto Fred. Hanno trovato Fred morto. Che è successo, ragazzi? Veramente? Miss Fitzpatrick, abbiamo saputo che il professore di ginnastica è morto. Morto? Sì, ha avuto un infarto. Cosa dicono? Non lo so, però... Silenzio! Certo che è proprio incredibile. Calmati, Virginia. Con le lacrime non risolvi niente. Adesso è chiaro perché non l'hai aperto. L'infarto non è una malattia. Oh, era così simpatico. Forse dobbiamo organizzare qualcosa per il funerale. Che cosa? Che ne so, una colletta per la famiglia. Ma perché aveva una famiglia? Non lo so. Dobbiamo informarci. Certo che è proprio un guaio, però. Non ci vuole. Possibile. Questa storia di Fred è stata tutta colpa mia. Perché? Sì, da quella sera era cambiato. Era rimasto sconvolto. Pensate che parlava di andarla a trovare all'ospedale. E sarebbe morto di rimorso. Sì. Intanto lei è ancora viva e lui invece è morto. E io non lo rivedrò più. Grazie. Che schifo, ma che cos'è? Dia pure a me, Mary, grazie. Sono lumachero, mi vedi? Eva. Da noi a New Orleans sono uno dei piatti più famosi. Solo che ci mettiamo più aglio, alla francese. Ecco perché Katie puzzava sempre di aglio. Anche lei è di New Orleans. E si vede che le piacevano le lumache. Come mi piace stare sdraiata qui. È tutto così fresco, così bello, rilassante. Ho avuto fortuna a nascere a Boston. Non la lascerei per niente al mondo. Ma non hai detto di essere di New Orleans? Scusa? A pranzo hai detto che sei di New Orleans? No, io sono di Boston. Ma ti ricordi che oggi a pranzo ci hai detto che eri di New Orleans? Esattamente come Katie. No, è che mia nonna è di New Orleans. Io ci ho vissuto un po' da bambina. Ah, ecco. Ehi! È arrivato Tom! Beh, io scappo, Ciao, amore, come stai? Adesso che ti vedo bene. Thank you.
Le lumache ce le hai messe tu! No, no, no! Che cosa no. succede? Miss Williams! Che sta succedendo? È stata lei! No, no, no. Mi ha riempito il letto di lumache! Ma, venga a vedere! Ma che cosa sta dicendo, Miss Williams? Vuole vendicarsi di me! È tutta sul mio letto! Che cosa c'è sul suo letto? Guardi, guardi lei stessa! Ma cosa? No, mi ha riempito il letto di schifose lumache! Ma com'è possibile? Lumache? Cosa non va? Ma non ti cambi per la cena? Sì, sì, certo. Ci vado immediatamente. Pazzesco, sembra quasi che senta che sta succedendo qualcosa nel suo college. Perché? Che sta succedendo? Al St. Mary College una ragazza è soffocata. E ieri anche un professore è morto. Ma com'è possibile due morti così improvvise? Che vuole, Peggy?
Sono solo coincidenze. Oh, ma che cosa dice, dottore? Due persone sono morte e lei come se lo sentisse nel coma. Io non le chiamerei coincidenze. Ecco, di nuovo quel tracciato. È come se vivesse un'altra emozione. Lei ha troppa immaginazione, Peggy. No, io ho paura, dottore. Paura di che, Peggy? Il suo corpo respira, ma la sua mente non esiste più. È morta. E presto morirà anche il suo corpo. Bisogna avere solo tanta compassione e augurarsi che non stia soffrendo. Capisci? Dicono che si era messa il cuscino sulla faccia e l'aveva stretto tanto da restare soffocata. È pazzesco. Come se volesse difendersi da qualcosa che la terrorizzava. Ma è impossibile. Era sola in camera. Eva! Eva! Eva, che hai? Ti senti male? Calmati! Eva, cosa ti succede? Cosa posso fare per te? Vuoi che chiami un dottore? Eva, rispondi! Anderson, sì? No, io non posso, sono solo in ospedale, non ci sono altri neurologi. Aspetti, può chiamare il dottor Harris a casa sua? Scriva, le do il numero. Oh, mi dispiace, ma non posso muovermi, veramente, almeno per adesso. Ah, sì. Sì, capisco. Bene, mi dia l'indirizzo allora. Eccola finalmente. Dottore, venga, presto. Oh, eccolo. Una vera crisi isterica. Era una furia, sembrava impazzita. In camera, ragazze. Che sta succedendo nel nostro college, dottore? Ecco, ci siamo, è qui. Prego, s'accomodi. Grazie. Pare proprio di sì. Ma allora, è ricaduta. Può darsi. Dottore, mentre lei la visita, io vado a controllare che di là sia tutto a posto. Sa, le ragazze sono molto agitate con quello che è successo. Torno subito.
Grazie di essere venuto, dottore. Beh, era mio dovere. Grazie ugualmente. Basta così. Per questa sera direi che mi ha ringraziato abbastanza. Però solo per stasera. Allora, come si sente? Assolutamente bene. Dottore? Sì? Come sta Miss Cornell, dottore? Si è già ripresa? Ah, sì, sì, direi. Direi proprio di sì. Miss Cornell? Eva, mi dica come si sente. Le era già successo altre volte? No, è la prima volta. Anzi, l'unica. Dottor Anderson. Buongiorno. Ciao. Salve. Sei sorpreso di vedermi? Beh, sì, devo ammetterlo. Sono contenta. Volevo che fosse una sorpresa. E allora, come si sente? Tu che ne dici? Mi sembra che vada bene. Dimmi, ti piaccio? E mi dica, ha avuto altri disturbi dopo ieri sera? Non hai risposto alla mia domanda. E le pillole che le avevo prescritto le ha prese o no? Continui a cambiare discorso. Non mi vuoi rispondere? Senta, Miss Cornell. Eva. Eva. Quello che c'è stato fra noi nella sua camera. Vuoi dire il bacio? Sì, quello esattamente. Vede, mi creda, non è professionale baciare le pazienti. Lo credo. Se lo facessi, diventerei molto gelosa. E ti caverai un occhio. Puoi portarmi a casa, anche se non so come ti chiami. Io mi chiamo Anderson. No, non il cognome. Dimmi il tuo nome. Robert. E non sopporto quelli che usano il diminutivo. E mi chiamano Bob. Come vuoi, Bob. Ti chiamerò Robert. Oh, Robert. Mi dai delle sensazioni inaudite. Sì, inaudite. Ci vediamo insieme oggi? No, devo andare a un seminario. Ciao. Ciao. La sera non ci riesco a studiare. Sì, smetto di fregare. Divertentissimo. Che ti ho preso? Guarda, mi ha riso come una mano. E di che è il golf che hai addosso? Ma che c'entra, questo è un prestito. Se qualcuno mi cerca, sono in biblioteca. Ma chi vuoi che ti cerchi? Beh, che cos'è? Ti piace? Eh? Sì, è carina. Si chiama Grace, ha vinto il premio Grande Troia di questo college. Ah, sì? Come fai a saperlo? Sei appena arrivata. Eh? Beh, lei se ne vanta molto. Se ti interessa te la presento e potrei accertartene di persona. Non mi interessa conoscere un'altra bella ragazza. Per chi mi hai preso? Il mio motto è una alla volta. E ora sei tu a starmi bene. Basta, Eva.
Potrebbero vederci. E poi non mi sento più le labbra. Grace, cosa fai lì? Vieni! Grace. Grace. Che ti succede? Hai un'aria così addormentata? No, niente, stavo pensando. Spero che sia carino quello a cui pensare. Come dici? Forza, ragazze, tutte giù. E di corsa. Voglio vedere se siete state attente. Facciamo un bel compito scritto su quello che avete visto oggi. Che bella idea. Gli occhi pieni di pelle. L'hai sentita? La solita ruffiata. Ah, che c'è? Il mio orecchino. Forse l'hai perso. Ma è impossibile. Ma sei sicura che ce li avevi tutti e due? Ma certo, ti sembra che una possa avere un orecchino solamente? Era un gioiello di valore? Sì, molto. Me li ha regalati mia madre per i 18 anni. Oh, accidenti. Diamo un'occhiata, magari l'hai perso sul pulmino. Tu guarda sotto quel sedile, io guardo qui. Che avete perso? Grace non trova più un orecchino, forse l'è caduto qui. No, non è possibile, non ce l'aveva neanche al museo. No, ricordo che sono andata al bagno e li avevo tutti e due. Sarà, ma sulle scale ne avevi uno solo. Ho anche pensato che era un'idea curiosa. Allora, l'avrò perso là. Beh, è inutile continuare a cercare, ci torni domani e lo ritrovi. Stai scherzando, Jenny? Ti dimentichi le donne delle pulizie. Se lo trovano me lo saluti l'orecchino. No, per carità. Ma te ne resta sempre uno. No, se non lo ritrovo mia madre mi ammazza, devo assolutamente tornare al museo. Calmati adesso, vedrai che risolveremo il problema. Piano, ti aiuto io. Grazie. Ecco, così. Cerco l'interruttore. L'ho trovato. Accidenti, non funziona. Di notte staccheranno la luce. Per fortuna abbiamo la torcia. Vieni. Dai. Speriamo che non ci siano sistemi d'allarme. No, di solito li mettono solo sui quadri. Ah già, è vero. Ti ricordi se quando siamo passati di qui lo avevi ancora? No, però se tu sei sicura che sulle scale ne avevo uno solo, potrei averlo perso qui o nella sala accanto. Aspetta allora, io vado a cercarlo. No, Eva, non mi lasciare, solo paura. Eva, ma che scherzi sono, Eva? Dove vai? Eva? Eva? Eva, ho paura! Eva! Ma dove sei? Dove sei? Thank you.
Come ha fatto a crollarle addosso una statua da 7 quintali? Piuttosto come ha fatto una ragazzina come quella a tirarsi addosso una statua da 7 quintali? Domanda da $1 milione. Robert, guarda. Sì, non è la prima volta, è già successo. C'è speranza, registra attività cerebrale. Io sono giù in medicina. Risponda, è vero? No, signora. Come sarebbe, no, Eva? La sua compagna a distanza, Jenny, vi ha visto uscire insieme verso le 9. Le avete detto che andavate al museo e poi ha visto rientrare lei da sola a mezzanotte. È vero, lei aveva perso un orecchino al museo. Almeno così ha detto e mi ha chiesto di accompagnarla.
Ma poi quando ci siamo arrivati, io ho avuto paura. È vero. Ho avuto paura di entrare e poi ho sentito che urlava. Urlava disperatamente. Ho avuto paura, lo confesso. E ora sono distrutta. No, Miss Cornell, non dica questo. Ora basta. Deve cercare di calmarsi. Capisco che la sua è stata un'esperienza molto drammatica. E anche se comprendo il suo senso di colpa, trovo che sia ingiustificato. Adesso si calmi, Eva. Sì, sì. Non vorrei che questa esperienza la facesse ripiombare nel tunnel dal quale era faticosamente uscita. Se ne torni in camera sua adesso e faccia ogni sforzo per calmarsi. Non si preoccupi per le lezioni. Ovviamente per oggi è giustificata. Che cosa mi sta succedendo? E chi sono io? Mi chiamo Eva Cornell. Sono di Boston, Massachusetts. Perché ce l'hai con me? Che ho fatto? Vede, nonostante tutto, io devo pensare alla buona reputazione del college. La ragazza proviene da una delle famiglie più importanti e in vista di Boston, ma recentemente ha avuto una grave forma di esaurimento, dal quale era guarita, o almeno così mi avevano assicurato. Vorrei che lei la seguisse. Lei è neurologo. Sì. È fantastico. Eva, calmati, lasciami almeno respirare. No, non devi respirare, non devi fare niente. Tu devi solo amare me. Ma certo che sono di Boston, solo perché ho raccontato come si cucinano le lumache a New Orleans, tutte queste storie. Dimmi del tuo esaurimento nervoso. Oh no, ti prego, Robert, non farmene parlare. Ok. A partire dall'incidente di Katie, sono accadute molte cose strane. Mi sembra di capire che tra te e lei esistono come delle circostanze analoghe. Circostanze analoghe? Già. Non so cosa siano e non voglio saperlo. È un'ora che va avanti questo interrogatorio. Sono stufa. Dove hai conosciuto Katie? Ma te l'ho già detto. Da nessuna parte. Quando sono arrivata era già in ospedale. Basta, mi sembri un poliziotto. Ma quale poliziotto, Eva? Ti devi rendere conto che c'è un solo modo per riuscire ad aiutarti ed è quello di capire che succede. Se vuoi aiutarmi, baciami. Scusatemi. Prima di entrare si bussa. Accidenti. Non hai appuntamento con la tua bionda stasera? Se una persona è di Boston, dovrebbe almeno conoscere il fiume che l'attraversa. E come mai questa stessa persona non ha i suoi ricordi, ma quelli di un'altra che è praticamente morta? Semplice, perché è quell'altra persona. Cioè,
Senator Hart is coming to Boston. We heard he might change his mind and run again for president. Now some information on the traffic. Flowing and fast all over the city. Ragazze, mi hanno regalato 3 biglietti per il concerto di Chick Corea. Fantastico, mi ci va. Ah, dottore? Dottor Anderson? Sta cercando Eva? Sì, Jenny. Sai dov'è? Oggi è venuta sua madre e... e l'ha ritirata dal college. Mi dispiace. Ah, dottore, l'ho cercata in ospedale. Buongiorno, Mrs. Jones. Ero venuto a cercare Miss Corley. Ah, Jenny, grazie comunque. Va pure adesso. Arrivederla, dottore. Immagino che l'abbia già saputo, dottore. Ma abbiamo dovuto informare i suoi genitori. La ragazza, purtroppo, stava avendo un comportamento troppo al di fuori della norma. Sono stata costretta, capisce? Già. Caro Robert, finalmente riesco a scriverti. Sono stata portata via dal college improvvisamente. E per questo non ho potuto farti sapere nulla. Ma soprattutto non ho potuto rivederti. Non immagini come mi sento distrutta. Ho tentato con tutte le forze di convincere i miei genitori a lasciarmi nel college. Non sono lontana da Boston. Mi trovo in una clinica di lusso che però sembra una prigione. I medici dicono che sono malata. Ma non è vero. Non è vero, Robert. E poi loro che c'entrano. Anche se fossi malata, voglio essere curata solo da un medico al mondo. E quel medico sei tu. E sai anche qual è la cura che può farmi guarire. L'unica cura efficace per me. All about being married. Well, all of us promised not to fall in love. Sure, you think what would happen? The rest of them found out we got married. Rivedo i tuoi occhi, la tua faccia, il tuo sorriso. E un nodo mi stringe la gola. Come mi manchi, Robert. Ma io so che questo è un brutto sogno. Che presto mi sveglierò e tu sarai qui accanto a me. Mi stringerai la mano. E tutto sarà come prima. Robert. Mi tempestano di domande, mi imbottiscono con quantità incredibili di tranquillanti. Sono convinti di potermi piegare. Poveri stupidi, non sanno che io sono più sana di tutti loro. Nessuno può separarci, nessuno può tenermi lontana da te. Loro non sanno neanche di che cosa sono capace pur di tornare da te. Siamo lontani, Robert, ma allo stesso tempo siamo vicini, vicinissimi. Perché io appartengo a te e tu appartieni a me. Io sono tua, Robert. E tu sei mio, mio, solo mio, ricordatelo. Sempre e soltanto mio. Thank you.
Figlia mia. La situazione è sempre uguale. Non cambia. Ecco. Casa, dolce casa. Ti piace? È qui che passi le tue notti solitarie. Noi medici dobbiamo essere sempre a disposizione. All'occorrenza possono chiamarmi e nelle nottate più calme riesco anche a dormire. Solo dormire. Come un neonato. Vuoi farmi credere che non vengono mai né infermiere né belle pazienti? Fino ad adesso, no. Io non sono né un'infermiera né una paziente. Proprio per questo. Kim,
Kim, dove sei? Sarà in bagno. Kim? Guarda la finestra aperta con questo freddo. Kim. Mi dispiace, Robert. Non dire sciocchezze. Sarà l'atmosfera dell'ospedale. Katie è qui dentro, è indifesa. E io so che è colpa nostra. No, non dovrei stare qui con te. Mentre lei sta soffrendo. Non mi sento a mio agio. Va tutto bene. Non ti devi giustificare. Ti riporto a casa, ok? No, sei di guardia, ricordi? Vado a piedi. Così posso pensare. Non c'è pericolo. Ti amo. Ma io lo amo e voglio fare l'amore con lui. Scusi, dove va? Sta cercando qualcuno? Ah, ho un appuntamento con il dottor Anderson. Aspetti un momento, lo avviso. Lo cercano in molte, il dottor Anderson, stanotte. È occupato. Ho un appuntamento con lui, le ho detto. Sì, ho capito. Non sono mica sorda. Conosce la strada. Certo che la conosco. Grazie, grazie. Ah!
Ciao, Jenny. Cos'è? Hai paura? Eva. Mi pare che non godi della mia presenza. Ma... Infatti fai bene. Perché? Hai la coscienza completamente a posto, Jenny. Sì, sono Anderson. No, qui non è venuto nessuno. Chi è? Com'era vestito? Quanto tempo ha detto che è passato? Mezz'ora. Lo sai, Jenny, posso fare di te quello che voglio. No! Posso farti morire in mille modi. Posso arrivare a fartela desiderare la morte. Nulla mi restituirà quello che mi hai tolto. Hai voluto strapparlo a me, no? Allora ti rendi conto che dovrai soffrire almeno quanto ho sofferto io. Mi è venuta un'idea. Quei tuoi occhioni innocenti. Non vedranno più nulla. Te li strapperò prima di ucciderti. Jenny! Jenny! Aiuto! Vi prego, aiutatemi! Jenny, che succede? Jenny! Rispondi, Jenny! Ti prego, Jenny, rispondi! Jenny! Cosa succede, Jenny? Ah!
on your makeup. Your eyes are blue enough. Tonight is special for you. You're gonna see that dream come true. Put on your red dress. You gotta look your best. Tonight he's waiting for you. He's gonna make that dream come true. You've got that feeling deep inside. Loving the first time in your life. Falling head over heels, and you just can't stop. Falling into the arms of a lover. Falling head over heels, baby, from the top. And you hope it'll go on forever. Look in the mirror, it's a reflection you see. Tonight is special. Come true. It's now or never. You gotta make a move. Tonight he's waiting for you. He's gonna make that dream come true. You've got that feeling deep inside. Loving the first time in your life. Falling head over.